Va bene, in attesa che parta la di avere conferma per la registrazione, una domanda che serve a me per eh, calibrare un po' meglio questo intervento: eh, avete già fatto delle lezioni con il professor Pippa su Althusser e su, immagino, su apparati ideologici di Stato, eccetera? Perfetto. Ok, benissimo. Quindi possiamo andare un po' più spediti in questo caso perché eh, posso presupporre una certa familiarità ormai con l'argomento se non con il, con il testo. Non avevo dubbi se non hanno seguito il corso, i profili magari... Ok, Ecco, fatto bene a dirmelo perché sennò non c'è. Siete voi. Va bene. Allora, vediamo la registrazione. Sì. Già registrati. Siamo già in registrazione. Allora cercherò di. Eh, trovare come dire un ragionevole compromesso tra il ripetervi cose che vi sono già familiari e il parlare di cose invece che sono perfettamente sconosciute per chi non ha seguito altre parti di questo eh, corso di perfezionamento. Eh, mi piacerebbe, però, anche fare in modo che. Questo che dovrebbe essere un seminario, sia effettivamente un seminario, quindi non solo una lezione ex catedra, come si dice, ma anche un momento diciamo di riflessione e di discussione comune. Il che vuol dire che cercherò di non occupare tutto il tempo parlando, parlando io, se, se mi riesce. Il tema sono le differenti concezioni del potere che si trovano in Althusser e in, in Foucault. Eh, al di là della conoscenza più o meno diretta del testo di Althusser eh, immagino, immaginavo una certa familiarità con la tematica generale eh, non fosse altro perché un certo numero di docenti a partire dal da mio amico Morfino eh, sono degli althusseriani convinti quindi sicuramente diciamo, con questi temi e di questi temi avranno parlato eh, o in maniera esplicita o in maniera più o meno implicita il che mi spinge eh, anche per diciamo così eh, compensare un po' eh, il discorso a prestare un po' più di attenzione alla posizione di Foucault. Quindi, non è esattamente una comparazione diciamo così del tutto equa a quella che vorrei fare. Eh, non si tratta di rendere interamente giustizia le posizioni dell'uno o le posizioni dell'altro e neanche, diciamo così, di eh, farla diventare oggetto di una, di una polemica all'interno di un campo culturale che per altri eh, tratti, per altri aspetti, invece può presentare anche molte affinità. Ma si tratta di eh, provare a contrapporre quel tanto che basta, quel tanto che può essere utile, le due posizioni per far emergere le differenze più significative. E io insisterò un po' di più sulle differenze, diciamo così, dal lato di Foucault, eh, per la ragione che ho appena detto, perché credo che eh, in questo corso di perfezionamento si parli più di Althusser che di Foucault, quindi mi sembra anche più normale prestare in qui eh, maggiore attenzione, eh, diciamo così, al, eh, al filosofo meno, meno frequentato, forse, meno amato anche può darsi, questo non lo so, e, e anche per una ragione eh, che a mio avviso le posizioni di, eh, di Foucault eh, Meritano un interesse, o almeno hanno per quanto mi riguarda un interesse, forse anche maggiore di quelle di, di Althusser, come cercherò in un certo senso di mostrarvi. Non è detto che questo interesse debba essere condiviso, ma vediamo. Si sente? Perfetto, eh, lo spunto in realtà, per questa comparare due concezioni, non è esattamente un'idea innovativa o, o geniale che è venuta in mente a me, lo può fare chiunque. Eh, esiste tutta una letteratura secondaria che procede così, questa volta con Althusser e Foucault potrebbe essere chiunque. E direi che da Plutarco in avanti il tema della comparazione delle vite parallele o dei pensieri paralleli ha tutta una storia nella nostra tradizione occidentale, quindi non c'è niente di nuovo sotto il sole da questo punto di vista. Ma non c'è niente di nuovo nello specifico perché in realtà, eh, diciamo così, lo spunto mi è venuto da, da Deleuze. Hm? Da, un, da una pagina, da un luogo molto preciso eh, di un corso universitario che Deleuze nel, nell'anno accademico 85-86, quindi a ridosso l'anno successivo alla morte di Michel Foucault, dedica per intero al pensiero di Foucault, è una eh, rilettura molto attiva, molto interpretativa molto stimolante e anche molto originale dell'intero sviluppo di pensiero e dell'intero arco diciamo così di, di temi di ricerca di, di Foucault articolata in tre parti che corrispondono perfettamente a quelli che Foucault ha sempre chiamato gli assi della sua ricerca eh, cioè sapere potere e soggettivazione e eh, queste lezioni universitarie sono state anche pubblicate eh, prima in francese e poi in italiano, introduzione italiana da ombre corte, quello sul potere e il volume che ho davanti, che pare sia diventato una copia rara perché, perché non si trova già più, benché sia uscito da poco. Eh, però sono lezioni molto molto belle eh, che vi, come dire, vi, vi invito a leggere se vi interessa eh, qualche cosa del pensiero di. Di Foucault, perché per la prima volta lo, lo inquadrate, diciamo così, da una prospettiva non direi neanche unitaria, ma da una prospettiva globale che prova a farne vedere come dire tutti i in nessi interni e le ragioni che hanno portato a sviluppare certi temi piuttosto che altri. Eh, tanto più significativo, soprattutto sul terzo punto, quello di cui parleremo un po' la prossima volta, noi abbiamo un altro incontro, mi pare, giovedì prossimo. Ok. Ecco, io non procederò, eh, diciamo, nella maniera più canonica, cioè dicendovi questa è la teoria del potere di Althusser, questa è la teoria del potere di Foucault. A parte la dissimetria, abbiamo due incontri e se ne dedichiamo uno a Althusser, uno a Foucault, la comparazione tra i due la facciamo in un'altra vita perché non abbiamo più il tempo. Ma a parte questo problema, diciamo, pratico, eh, vorrei farlo in realtà per gradi, cioè alcune parti del discorso di Althusser comparate a quelle del discorso di Foucault di volta in volta, le volte solo due, quindi oggi ci occupiamo di alcune cose e altre le lasciamo per la prossima volta. Il tema del soggetto eh, lo lasciamo per la prossima volta. Ma eh, visto che vi stavo parlando di Deleuze, a modo eh, di premesso e anche per me per carburare un attimo, eh, fu, Deleuze è stato uno dei pochissimi a intuire, diciamo così, fino in fondo l'importanza del tema della soggettività. Prima ancora, oggi è un tema abbastanza esplicito, abbastanza noto a tutti gli studiosi di Foucault, perché abbiamo a disposizione tutto il materiale delle, dei corsi universitari, dei corsi al Collège de France. Deleuze, quando scrive, non aveva questo materiale a disposizione, non l'aveva nessuno se non forse i curatori dell'ascito testamentario di, di Foucault, però ha capito, ha capito esattamente eh, come dire, dove andava a parare. E soprattutto, cosa molto più importante, perché andava a parare lì? Quale problema e quale crisi, perché a un certo punto parla di crisi nel pensiero di Foucault, lo avesse portato, diciamo così, sulla strada del soggetto e del problema della soggettivazione. Ora, tutto questo non è semplicemente così una nota o un'esortazione a leggere queste lezioni, è anche questo, ma non è soltanto questo, è anche un modo, diciamo così, per quanto obliquo, di entrare in argomento, come si dice. Perché è lo stesso Foucault eh, a dichiarare in un'intervista, e avremo a che fare oggi soprattutto con interviste, interviste abbastanza strutturate, non, non occasionali, però insomma sempre di interviste si tratta più che dei testi diretti, i quali ci sono e i quali si può fare riferimento, ma insomma le interviste sono anche un po' una scorciatoia utile per il poco tempo che abbiamo a disposizione. Ecco, in un'intervista che è stata, scusate, ho già detto anche male in un'intervista in parte, ma in un testo in realtà scritto di suo pugno, che è una postfazione, una sorta di post-scriptum, eh, a un lavoro che eh, due studiosi americani, eh, Hubert Dreyfus e Paul Rabinoff, avevano dedicato a Foucault eh, in uno dei testi probabilmente più importanti nella letteratura secondaria. E Foucault aggiunge per questa edizione un post-scriptum sulla questione del potere del soggetto, in cui dice... E quando lo dice in quel momento sorprende molti, dice, guardate che io non mi sono mai occupato del potere perché mi interessasse la questione del potere. Non è mai stata quello, come dire, il fuoco della mia ricerca. Mi sono interessato al potere, ma la vera questione di cui mi sono interessato da sempre, dalla storia della follia fino alle uh, uh, ultime ricerche, è la questione del soggetto. Quindi, diciamo così, è il modo in cui potere e soggetto si implicano vicendevolmente. Noi fino a quel momento avevamo grande familiarità, grande consuetudine con il nesso semai tra sapere e potere. Per tutti Foucault era il filosofo che aveva in qualche modo fatto vedere meglio di chiunque altro il modo in cui si implicano sapere e potere. E qui, seppure prendendola un po' alla larga, proverei a sgombrare il campo da un equivoco che qualche volta accompagna la lettura di Foucault quella più superficiale o quella più tendenziosa e, mole e molevola. E cioè l'equivoco le che la tesi, la grande tesi di Foucault sarebbe che sapere uguale potere. Foucault ha precisato più volte di non essersi mai sognato di dire Ciao una cosa del genere. Quindi quando la trovate ripetuta da altri, eh, siate molto diffidenti perché questa è una caricatura in qualche modo del pensiero, una caricatura anche molto rozza che non solo... Come dire, bypassa un elementare lavoro di studio e di lettura dei testi, che certamente non dicono questo. Ma Erozza anche nel, come dire, ridurre il, un pensiero a una semplice equazione di questo tipo. Se vogliamo proprio compendiare in pochissime parole almeno questa fase della ricerca, che è tutta la prima parte, diciamo, che va dalla storia della follia fino a, almeno a sorvegliare e punire, sorvegliare e punire è già un crinale un testo in un certo senso di passaggio tra una fase e l'altra della ricerca di Foucault, eh, se dobbiamo proprio compendiarla in qualche slogan, io ne userei un altro, non sapere uguale potere, ma qualcosa di questo tipo, di potere ce n'è sempre. Sulla scorta, sulla falsariga, qui Foucault non avrebbe apprezzato questo riferimento neanche un po' di una sorta di, di tesi, ma tesi va messa fra molte virgolette, così tante da cancellare nel fondo il significato della parola tesi, ma di una tesi di Derrida che suona più o meno così, di metafisica ce n'è sempre. Di metafisica ce n'è sempre per Derrida vuol dire non crediate di essere fuori, di essere al riparo, oltre o di esservi distaccati o liberati della metafisica, della metafisica occidentale, quando fate scienza. Quando pretendete di essere scientifici. Sarete certamente scientifici, avrete tutto il rigore che la scienza, i suoi protocolli, i suoi criteri, i suoi metodi di verifica di sperimentazione eh, conoscono, tutto questo è fuori discussione. Ma assumere che perciò stesso siete al di fuori dei presupposti in qualche modo della metafisica, questo è semplicemente eh, impossibile, secondo Derrida. La metafisica talmente permeata, talmente strutturata, come dire, i concetti fondamentali con cui noi lavoriamo, che da qualche parte riemerge sempre. Per capirci in termini leggermente meno astratti, spero che siano meno astratti, poi me lo dovete dire voi però. Eh, ditemi se, non, se in qualche modo vi, vi perdete o avete l'impressione che mi sia perso io, abbia perso io il filo del, del discorso. Eh, un esempio, in qualche modo, a mio avviso, abbastanza illuminante. Che adesso qui eh, espongo in, in forma in, telegrafica, è più o meno questo. Eh, Derrida prende nella grammatologia la celebre distinzione tra significante e significato, che De Saussure traccia nel corso di linguistica generale, c'è cioè una distinzione e un, un, un testo, un corso fondativo della linguistica, della linguistica come scienza, è a partire da De Saussure che la linguistica si costituisce come scienza, e dice guardate, che questa distinzione. Utile, importantissima, non la contesta minimamente tra significante e significato, non è altro che la distinzione tra sensibile e intelligibile che voi trovate in Platone. Non c'è niente di questo testo che vuole essere scientifico perché rompe in qualche modo con tutta la tradizione filosofica e, appunto, metafisica, che certamente non sa nulla di Platone. Questo testo non fa che muoversi dentro le categorie, dentro le partizioni che Platone aveva già tracciato. 2500 anni prima. Ed è una dimostrazione, ovviamente, la dimostrazione viene fatta in maniera un po' più articolata e più rigorosa, io adesso non ho il tempo qui di ripercorrerla. Estremamente convincente. Si ha la netta impressione che le cose siano propriamente così. Quindi, che di metafisica ce ne sia anche là dove il discorso vorrebbe o avrebbe la pretesa o l'illusione di smarcarsi dalla metafisica. Ecco, questa frase di Derrida, di metafisica ce n'è sempre. Io la tradurrei nel caso di Foucault con quest'altra frase, di potere ce n'è sempre. Quindi ce n'è anche quando si tratta di sapere, ce n'è anche quando si tratta di conoscenza. Capite che dire che di potere ce n'è sempre non vuole affatto dire che potere e sapere si equivalgono, non vuole affatto dire che verità e potere sono la stessa cosa. Che noi dobbiamo sospettare in qualche modo la verità di un enunciato scientifico per cercare il potere che la manipolerebbe. Non sta affatto dicendoci questo. Non sta dicendo che la matematica o la fisica determinano i loro risultati in base in qualche modo ai poteri, oggi diremmo, i poteri forti della società nella quale, eh, nella quale lavorano. Non è affatto questo il discorso. Il discorso è di vedere quali effetti di potere quelle verità producono. E quale rapporto hanno con il contesto più ampio, che è certamente un, rapporto, un contesto di potere diffuso nella società, gli enunciati scientifici eh, hanno. Ma ripeto, non è mai un rapporto di identità. Dopodiché è vero, ed è interessante, che Foucault, come qualcuno di voi saprà, ha deciso di lavorare soprattutto su quei campi del sapere anche del sapere scientifico che hanno uno statuto dice lui che hanno uno statuto epistemologico più debole, quindi non la fisica, non la matematica, non la chimica, non le scienze come dire esatte, ma quelle scienze più eh, incerte nel, nel loro statuto scientifico ed epistemologico, che sono per esempio la medicina, la psichiatria, eh, il diritto poi in, in altri termini e per altre questioni, eccetera eccetera, cioè luoghi dove effettivamente, diciamo così, le questioni del potere indubbiamente sono, come dire, più vistosamente presenti. Quindi non è un'analisi classica da questo punto di vista di tipo marxista che cerca di ricondurre in qualche modo eh, delle posizioni eh, ha un certo assetto sociale e eh, a certi rapporti di, di produzione che eh, sono specifici di quella società. Ma si tratta di far vedere come qua agiscono tanti elementi e come qualche volta le questioni possono, come dire, essere molto difficili da dipanare. Dove comincia e dove finisce la questione del potere in psichiatria, questo non è un problema semplicissimo da dirimere. C'è una scienza, c'è una scienza medica, c'è una scienza più specifica che è la psichiatria. C'è anche un potere però del medico, dello psichiatra, molto diverso a seconda del riferimento storico che voi prendete. Può essere un potere assoluto, può essere un potere che viene dall'esterno, epoche non così brevi della nostra società in cui la decisione su chi doveva essere internato veniva presa o dallo psichiatra o più spesso... Dallo psichiatra, semplicemente in qualche modo raccogliendo le istanze, le richieste dei, dei familiari. Pensate a Europa 51 di Rossellini, se qualcuno ha in mente il film, no? in cui c'è Ingrid Bergman che, per avere sostanzialmente preso le parti della classe operaia, diciamo così, un po' rozzamente, finisce internata. Perché nell'ambiente, nella famiglia. Dalla quale proviene, soprattutto nella famiglia nella quale si trova, cioè l'uomo che ha sposato, tutto questo non è, non è accettabile. Non si può stare dalla, stare dalla parte degli operai è segno di squilibrio mentale. Essere anche solo sensibili in qualche modo alle condizioni difficili del, degli operai è segno di squilibrio mentale. E senza, troppi, senza troppe difficoltà, si trova internata. Quindi c'è un potere che decide di questo. E non è semplicemente il potere di una scienza, era perfettamente sana di mente, ma è un potere, in qualche modo, che la società, la sua articolazione, le decisioni che sono frutto di, di lotte, naturalmente di conflitti, eh, hanno di volta in volta attribuito a questo o a quell'attore. Nella nostra società, oggi non credo che un marito possa dire: ma Mia moglie si comporta in un modo strano, quindi internatela. Per avere un ricovero coatto, credo che occorrono tutta una serie di passaggi medici, eh, che non sono nemmeno affidati, penso, a una sola persona, ma come minimo a una commissione, suppongo, al di là del fatto che l'internamento non c'è più in questi termini, ovviamente, ma anche nel caso della malattia mentale le cose non sono così banali. Quindi Foucault comincia lavorando su, su questi territori, su queste, eh, su queste discipline, su questi campi del sapere, che sono, come dire, campi meno. Meno precisi, meno ben delimitati nel loro, nel loro statuto epistemologico rispetto a quelli delle scienze esatte. Campi più spuri, se volete, meno, meno puri di quanto possono essere la fisica, la biologia, eccetera. Okay. Ecco allora, per molto tempo Foucault è come dire, famoso, famoso nel mondo, per avere studiato questo nesso tra sapere e potere. Per averci ricordato che là dove parliamo di sapere dobbiamo anche però guardare quali sono i suoi effetti di potere. Là dove noi prendiamo la parola in quanto scienziati, in quanto studiosi, dobbiamo anche però considerare in qualche modo il rapporto che questa parola intrattiene con il potere. E qui lo potete pensare in una vastità di, di esemplificazioni, di riferimenti, di declinazioni infinite, molte delle quali le dobbiamo a Foucault. Ma non è che tutte sono interamente originali o eh, nate con lui. Come dire, le raccoglie, ci dà gli strumenti per raccoglierle, diciamo così, in un campo unitario. No? Io sto parlando, ma sto parlando da un luogo che è già un luogo di potere. Sta a qualche centimetro più alto delle vostre sedie, c'è una cattedra che fa da spartiacque, detengo qua il diritto di parola se non altro perché sono l'unico che ha il microfono. Quindi in quest'aula ci sentiamo lo stesso, ma se immaginate un contesto più ampio, voi potreste parlare, ma nessuno vi sentirebbe. E tutto questo non accade per caso, ha una lunga storia alle spalle. Sapete tutti che una delle prime preoccupazioni, uno dei primi obiettivi del 68 è stato esattamente quello di prendersele e di eliminare la cattedra. Una storia talmente lontana, non è neanche la mia storia personale, avevo due anni nel 68, quindi. Non frequentavo le aule né universitarie né liceali né, né niente, non avevo la cattedra, era molto lontana dal mio orizzonte. Eh, però sono storie che ho sentito raccontare, che si leggono anche nei libri di storia ormai. E questo è stato uno dei primi segni. Eh, come vedete, non è lasciato, come dire, questa non è stata una rivoluzione definitiva, visto che siamo tornati più o meno eh, a questo funzionamento. Dopodiché ci sono tanti modi, naturalmente, di... Di gestirlo di incarnarlo eccetera alcuni più autoritari altri meno eh, però questi sono indubbi effetti di, di potere e poi ce ne sono tanti altri quindi fu questo è stato un po diciamo, il maestro di questo tipo di sospetto eh? Eh, se, eh, se vogliamo riassumere la formula in questi termini non ci si aspettava che in qualche modo la virata Naturalmente non è affatto una virata, non, non si può assolutamente dire così, però è utile farlo almeno inizialmente: la virata verso il soggetto. Perché Foucault, famoso per questo studio del nesso, delle implicazioni tra sapere e potere, è anche il filosofo, come, come molti di voi sapranno, della morte dell'uomo. E certo il filosofo, diciamo, del rifiuto della nozione di soggetto. Non è il soggetto che produce il sapere, non è il soggetto che in un certo senso fa la storia. Il sapere è un campo anonimo dentro il quale il soggetto si iscrive. I saperi che studiano le parole e le cose non sono i saperi che hanno un nome proprio. Ci trovate anche molti nomi propri, ma sono i saperi che dentro i quali, in un certo senso, prende forma eh, il lavoro di questo o quel ricercatore. E la strutturazione complessiva di questi saperi è qualcosa che va molto al di là delle intenzioni, anche delle migliori e più ottimistiche intenzioni del singolo ricercatore, del singolo scienziato, del singolo pensatore. Quindi il soggetto è l'ultima cosa che ci si aspettava di, di trovare. E, e naturalmente bisogna capire, bisognerà capire a un certo punto come torna questa figura, perché certo non torna come era prima. Foucault rimane, questo credetemi sulla parola. Fino alla fine, un avversario del soggetto costituente. Il soggetto della tradizione filosofica, quello di Cartesio, che, come dire, da, da quell'unico punto fermo che è la sua sicurezza di pensare, ricostruisce in qualche modo tutto, tutto il mondo e, tutto, e tutta la conoscenza. Diciamo il mondo con l'aiuto anche, con la mediazione di Dio, ma questo è un problema metafisico specifico di Cartesio, no? non è neanche soggetto costituente di Husserl, che per quanto lo si possa naturalmente presentare con più attenzione, con più sfumature, non è, non è così eh, diciamo netto come adesso lo, ve lo indicherò io, però rimane comunque un soggetto che costituisce in qualche modo l'esperienza rimane diciamo così il fuoco o il punto diciamo così d'origine della nostra esperienza quando la domanda di Husserl è come è data l'esperienza a me in quanto soggetto può essere qualcuno direbbe più malevolo io credo che sia una malevolenza abbastanza giustificata forse non è nemmeno una malevolenza solo come dire una, una circostanza di fatto come è dato a me il mondo in quanto io sono una coscienza quindi come, letteralmente, come, come vedo voi qui in quanto voi apparite alla mia coscienza. E il Novecento ha conosciuto due posizioni, ne ha conosciute molte in realtà, ma due posizioni particolarmente radicali a riguardo. Una è quella di Foucault certamente, l'altra, che è venuta un po' prima e che credo abbia avuto molta importanza per Foucault, è quella di Heidegger. Heidegger scrive essere tempo, e non tornerà più indietro su questo punto, non usando mai la parola soggetto, non usando mai la parola coscienza, non usando nessuna di queste parole classiche della tradizione occidentale. Il Dasein, so che mio amico Morfino non è d'accordo, ma il Dasein, l'esserci Heideggeriano, non è un soggetto. Non lo è, come dire, fin nella scelta terminologica, e non è coscienza. E non è coscienza. E guardate, questo non è un caso, perché Heidegger era l'allievo di Husserl. Quel lessico fenomenologico, quel lessico della coscienza eh, come luogo a cui appaiono i fenomeni del mondo, quel lessico era come dire il suo imprinting, era, veniva da lì, lo conosceva, il suo maestro si aspettava anche che lo usasse. Quindi la decisione di non usarlo in essere tempo. E forse la decisione più drastica, più radicale che essere tempo prende, persino più dei contenuti in qualche modo dell'opera, da questo punto di vista. Più della critica che ci sarà del soggetto cartesiano, della sua infondatezza ontologica, eccetera, eccetera. Tutto questo è importantissimo, non nel nostro contesto, per la verità, ma filosoficamente è importantissimo. Ma la decisione, in un certo senso, chiave è quella proprio di non usare questa parola, e non per cercarne dei sinonimi, ma per cercare altro tutt'altro da, da quello che si indica con la parola soggetto. E Foucault, anche qui in un'intervista, dice, un'intervista che a sua volta ha sorpreso molti, deluso anche molti, eh, dice i due grandi autori che per me sono stati decisivi sono gli autori di cui forse ho parlato di meno o non ho parlato affatto. Sono stati Nietzsche, su cui ho scritto solo un articolo in vita mia, un articolo molto bello per la verità, è molto importante, e Heidegger, su cui non ho scritto nemmeno una riga. Perché non c'è dubbio che la questione del soggetto, in qualche modo, e della critica della nozione di soggetto, viene, viene certamente dalla, dalla grande opera di distruzione heideggeriana. Quindi è sorprendente per molti ritrovare, ritrovare il soggetto. L'unico autore. Quando vi dico unico, prendetelo un po' tra virgolette, serve un po' a drammatizzare il discorso e a semplificarlo. L'unico non è mai unico, l'origine non è mai originaria, tutte queste cose dobbiamo sempre tenerle presente. Sono, come dire, modi di dire che ci aiutano un po' a, a procedere nel discorso e a semplificare. Non è che ho passato in rassegna ogni singolo autore del Novecento per dirvi sì, solo lì si trova questo tema. Però l'unico grande autore della cultura francese in cui l'anziano soggetto ritorna, se volete non scompare mai di quegli anni degli anni 60 era Lacan e Foucault è sempre stato abbastanza distante in questo punto di vista da, da Lacan quindi anche sotto questo profilo il fatto che torni a parlare di soggetto da un certo momento in poi della sua opera è ben strano e strano e più interessante per noi il fatto che ne torni a parlare eh, occupandosi della questione del potere Sapete benissimo perché avete, almeno sapete benissimo, quelli che hanno già seguito delle lezioni o che hanno letto eh, Althusser e il saggio sugli apparati ideologici di Stato sanno che anche quel saggio a un certo punto incontra la questione del soggetto, no? le famose pagine sull'interpellazione. Allora quello che faremo la prossima volta certamente è di provare a mettere a confronto non tanto quello che Tusser dice del soggetto lì e quello che Foucault dice altrove, ma diciamo così il ruolo, l'esigenza in qualche modo di far comparire questa figura, per la quale, peraltro, nella maniera in cui ne parla Toussaint, Foucault non avrebbe avuto nemmeno infiniti problemi, ma l'esigenza, scusate, di farla comparire in questo discorso che sembrava investire prima di tutto il potere. Perché è qui la vera differenza, quella più significativa, quella più importante. Non di nuovo nei contenuti. C'è anche quello, certamente, dovremmo anche parlarne, però è, diciamo così, nella funzione che svolgono, nella necessità, in un certo senso, di parlarne. Necessario per l'uno, necessario per l'altro, ma necessario in maniera diversa. Ed è questo che vorrei provare, anticipando un po' eh, il percorso, a mostrarvi giovedì prossimo. Così avete già degli elementi per stabilire se vale la pena tornare o, oppure no eh, il prossimo giovedì. Oggi invece non vorrei occuparmi di soggetto, ma di qualche cosa che, eh, diciamo così, viene prima, viene prima nella ricerca di Foucault e viene prima naturalmente nel discorso di Althusser, cioè la questione del potere. Quindi tra un secondo riprendiamo, diciamo così, quel luogo preciso di Deleuze che vi ho citato all'inizio, vi ho solo detto che è un luogo perché non ho ancora detto di che cosa si tratta, per cercare di mettere a fuoco questo tema. Eh, Partirei però da una considerazione, come dire, da una premessa, se volete, o da un'osservazione che si può fare sulla soglia di questi discorsi, eh? Eh, che farei con qualche esitazione perché mi sentirei meno sicuro nel caso di Althusser e un po' di più in quello di Foucault, perché nel caso di Foucault, eh, come dire, quello che sto per dire è corroborato dalle sue dichiarazioni esplicite, quindi sono sicuro di non sbagliare. Nel caso di Althusser eh, c'è un elemento di interpretazione un po' maggiore. Ecco, ma se forse non è così assurdo dire che Altusser ci fa vedere, in messaggio sugli apparati ideologici di Stato, il funzionamento del potere e il suo legame con, naturalmente, nel suo legame con l'ideologia, e a modo suo risponde alla domanda che cos'è il potere, e Foucault in realtà ci dice... E conviene, come dire, dare credito a questa dichiarazione, non perché le dichiarazioni di un autore vadano sempre prese tutte per oro colato, però insomma, un certo peso ce l'hanno. Che quello che effettivamente ha fatto la sua domanda non è tanto che cos'è il potere, ma perché il potere, perché ci dobbiamo occupare del potere e perché in un certo senso il potere è un tema inaggirabile. La domanda che cos'è il potere è la domanda classica, in qualche modo, della filosofia politica. Che poi si può declinare in molti modi. Che cosa legittima il potere? Tutta la grande questione giuridica che Althusser, in parte, e Foucault, in maniera decisamente più eh, diretta, ricusano, da cui cercano di smarcarsi, da cui cercano di prendere le distanze. Non si tratta di questo, vedremo per, per Foucault. Però noi possiamo ragionevolmente, come dire, sussumere forse il saggio althusseriano sotto la domanda che cos'è il potere. Dobbiamo essere un po' più cauti nel fare la stessa cosa con, con Foucault, perché la domanda qui è un po' diversa, sì. è perché occuparsi del potere. Quindi non è la ricerca, diciamo così, di una identità o di una sostanza del potere, ma di capire perché questo tema è un tema cruciale per tutti noi. Foucault, peraltro, è un filosofo molto attento a dire, a dire non cruciale in ogni momento, in ogni epoca, cruciale perlomeno quando io ne sto parlando, negli anni in cui ne sto scrivendo. Ecco, dire che non lo sia oggi mi sembra abbastanza azzardato, quindi, da questo punto di vista, anche se sono passati più di 40 anni, credo che una certa continuità ci sia. Ok, quindi tenete presente questa differenza, diciamo così, di, di domande, perché in, in filosofia le domande sono la cosa più importante, molto più importante delle risposte. Se non capiamo qual è la domanda. E che cosa già viene, è in gioco con la domanda? La risposta, poi, in qualche modo, è solo una conseguenza della, della domanda. Lo potete dire, nella forma heideggeriana, la, la domanda è la pietà del pensiero, eh, è un po' più enfatica, oppure nella forma, come dire, un po' più piatta e piana, che sto usando io, certamente le domande però contano. E Foucault ci dice, dovete stare attenti anche alla mia domanda, perché è perché domando in un certo modo che poi mi troverò probabilmente a incontrare il soggetto. Eh, se avessi domandato semplicemente che cos'è il potere nei termini della filosofia politica, forse questo non sarebbe accaduto. E una piccola nota, anche questa, eh, una nota a margine. Una nota, se volete... Controversa perlomeno nel suo campo di estensione, se non nella sua, eh, nel suo contenuto eh, preciso. Eh, Alain Badiou, che è un altro filosofo, eh, non proprio di della generazione di diciamo, Althusser, è più vecchio di Foucault, ma eh, diciamo tutti questi filosofi hanno avuto il loro momento di maggiore esplosione eh, negli anni Sessanta. Qualcuno tra la fine degli anni 50 e 60, è il caso di Althusser, è il caso di Lacan, qualcuno come Foucault eh, nel pieno degli anni 60. Stessa cosa per Deleuze, stessa cosa per Derrida, con Derrida siamo alla fine degli anni 60, ma insomma nel, nel 67 Derrida pubblica in uno stesso anno tre libri, la scrittura della differenza, la grammatologia eh, e disseminazioni mi sembra. Eh, quindi... Frutto evidentemente di un lavoro che si era svolto negli anni precedenti, perché non, non ha scritto tre libri nel corso di qualche mese del 1967, non credo. Sono anche, alcuni sono anche abbastanza voluminosi. Eh, quindi, il momento è quello. Badiou appartiene, se volete, alla generazione appena successiva, quella che eh, si è formata ed è cresciuta un po' all'ombra, lo dice lui stesso, di questi grandi maestri, però si iscrive, diciamo, un po' in quell'orizzonte, si iscrive anche lui stesso in quell'orizzonte, per la verità. E dice una cosa che non è così banale perché spesso non ci si pensa e dice guardate che tutti questi filosofi, qui in mente soprattutto Derrida, Foucault, Deleuze, di parla un po' meno in questo campo, quindi io non so bene qui come Althusser lo possiamo collocare, ma io tenderei a metterlo insieme al, al gruppo di tutti gli altri, ma su questo si potrebbe anche discutere. Guardate, tutti questi filosofi non sono filosofi della politica, non volevano fare filosofia politica perché il loro obiettivo non era quello di iscriversi dentro quella tradizione, ma di dire che la filosofia, la filosofia in quanto tale, è già politica. Non c'è affatto bisogno di fare ricorso a una disciplina specializzata che si occupa della questione della politica. L'intervento filosofico è già sempre un intervento nel campo politico, prende già sempre di mira questioni politiche. Quindi non è una questione, diciamo così, di campi disciplinari, di settori disciplinari, quelli che piacciono tanto eh, al, nostro, eh, al nostro ministero, al ministero dell'Università, no? dividerci per campi disciplinari e dire tu ti occupi di questo, tu ti occupi di quest'altro. Ma la filosofia, lo sforzo di tutti questi filosofi è stato dimostrare che la filosofia non deve affatto passare attraverso, diciamo così, i concetti. Le dottrine della filosofia politica per occuparsi di politica, perché lo è già fin dall'inizio. E questo è abbastanza vero: tutti quanti pensavano di fare politica. Persino Derrida, che sembra a prima vista, soprattutto nei primi anni, il meno implicato con la politica, quando scriverà, quando parlerà della differenza, quella scritta con la ah, A in francese, la différence, che è un A e evolutamente tale dirà tutto questo serve a sovvertire in qualche modo ogni forma di, eh, di regno e di dominio. Possiamo credergli, possiamo non credergli, ma certamente questa era, era l'intenzione. E in fondo non è una cosa così nuova in filosofia perché eh, Platone non faceva nient'altro che questo, insomma la filosofia è nata così, eh, la, la questione di Platone era la questione della polis, non è che erano altre questioni. Non era la questione semplicemente di eh, stabilire che cos'è l'essere, il non essere, eccetera, ma tutto questo all'interno della, della polis, nella ricerca in qualche modo eh, di, una vita, di una vita razionale, di un ordinamento razionale per la città. Platone non ha fatto altro che scrivere cercando di comprendere e di farci comprendere come è potuto accadere che eh, la polis, la città stato più avanzata del suo tempo, abbia condannato a morte il suo migliore cittadino, Socrate. Platone di questo scrive, a questo risponde, tutto il resto viene dopo, è conseguenza di questo, ma non lo capiamo se non partiamo da qua. Ecco, questi filosofi quindi, come dire, si sentono in un certo senso ingaggiati con la politica e sentono che la filosofia è politica senza che debba costituirsi a, come dire, eh, tema specifico e a campo disciplinare specifico. E quindi non lavorano sempre con i concetti tradizionali della filosofia politica. Anzi, direi che le cose più interessanti ce le hanno detta precisamente smarcandosi da questi concetti. Il caso di Althusser, come vedremo, è un po' più complicato da affrontare, perché eh, bisogna capire se quello che Althusser ci suggerisce in apparati ideologici di Stato rompe effettivamente con i concetti tradizionali della filosofia politica, segnatamente con il concetto di sovranità, oppure no. Eh, e questo è un po' meno, meno evidente. Ecco, quindi tenete presente anche questo discorso, una filosofia che si vuole come direttamente politica, senza nessuna ulteriore mediazione, non ha bisogno di aggiungere un'opera specifica per fare politica, non hanno bisogno di scrivere un trattato di politica per occuparsi di politica, tutto quello che hanno fatto, là dove si occupavano di metafisica, là dove si occupavano di estetica, eccetera, era già, era già politico. Questa è la lettura di Badiu che io trovo molto, molto persuasiva, molto convincente su questo, su questo punto. Eh, bene, su questo ampio sfondo, arriviamo finalmente a, a Deleuze, il quale dice. Per quelli che amano le citazioni più precise a pagina 49 nella lezione del 7 gennaio del 1986, che è complessivamente la nona lezione di questo corso, non so quanto durassero queste lezioni di Deleuze, perché la, la loro trascrizione è tra le 40 e le 50 pagine per lezione. Quindi non ho idea, così a occhio direi un pomeriggio intero. Ma. Eh, eh. Però, più seriamente, questa non è molto importante dal punto di vista filosofico, noi in ogni caso alle 11 finiamo, eh, e forse non ho neanche altre cose così importanti da dirvi rispetto a Deleuze. Comunque, a metà circa di questa lezione, eh, nella quale eh, sta fissando alcuni principi, alcuni punti fondamentali della concezione Foucaultiana del sapere, eh, veniva appunto anche lui, dalla ricostruzione del tema del sapere. Bisogna partire da lì, diciamo, se si vuole capire Foucault fino in fondo e noi questo elemento lo passiamo, vi ho detto qualche cosa all'inizio, ma ovviamente il discorso è infinitamente più ricco e più complesso. Però sta articolando alcuni punti e di uno di questi punti, il secondo principio, che grosso modo è una tesi che suona più o meno così, il potere è sempre localizzato. Tesi Foucaultiana questa. Dovete cercare il potere, dovete cercarlo nelle sue localizzazioni. Poi vedremo anche che esiste anche un rovescio di questa tesi e Deleuze è molto bravo nel far vedere che non c'è alcuna contraddizione. Ma ci potevamo arrivare anche da soli con un minimo di attenzione, però diciamo che fa un po' di lavoro per noi e tanto meglio. Ecco, su questo punto dice, su questa idea che il potere sia sempre potere localizzato, dice Foucault è esattamente l'antitesi di, di Altussero. Foucault è esattamente, letteralmente, l'antitesi, è l'anti-althusser, dice. E io vorrei partire da qui, proprio da perché fa gioco, diciamo così, in questi nostri incontri, considerare in un certo senso Foucault l'anti-antitesi. In realtà non solo su questo secondo principio, ma anche su molti degli altri principi e anche su altre questioni che Deleuze non tocca direttamente. Quindi quello che vorrei fare è, in un certo senso, amplificare questa indicazione di di Deleuze, al di là, diciamo così, delle sue, eh, delle sue osservazioni, dalle quali però, adesso partiamo in maniera più, più precisa. Quindi, provare a pensare per un momento, non a scopo polemico, eh, eh, ma semplicemente come modo per far risaltare le, le differenze. Quindi non ci preoccupiamo qui di rendere giustizia fino in fondo dal tussere. Per farlo dovremmo non solo considerare il saggio sugli apparati ideologici di Stato, ma l'insieme, diciamo così, della sua riflessione, del suo pensiero. Per farlo dovremmo anche solo limitatamente a quel saggio tenere presente, come dire, tutta quanta la sua struttura, le sue oscillazioni interne, quel saggio non è così granitico, così compatto, come a volte lo si vuole fare apparire. Dovremmo tenere presente, se ci fosse qua Stefano Pipa, me ne avrà probabilmente parlato. Dovremmo tenere presente il fatto che quel saggio è una specie di nota di lavoro estratta da una ricerca più ampia, di cui oggi abbiamo, abbiamo alcuni testi, abbiamo alcuni documenti. Quindi l'insieme del lavoro sulla riproduzione che Altusser stava facendo. Se dovessimo discutere di questo in un seminario, come dire, noiosamente accademico, dovremmo cominciare a porre la questione come dare peso a queste differenti cose. C'è un testo pubblicato, ci sono materiali di ricerca, che, che cosa vale di più? A quale dobbiamo dare maggiore peso e dove dobbiamo, come dire, tracciare diciamo così, un confine tra quello che possiamo usare e quello che non possiamo usare o quello che è arbitrario usare. Benissimo, però tutto questo è il minimo che dovremmo fare se volessimo affrontare seriamente, diciamo così, eh, e in maniera tale da rendergli giustizia il discorso di Atusera. Qui lo prendiamo perché quel discorso, a modo suo, enuncia delle tesi. Tutto si può dire di Althusser non che avesse paura di enunciare delle tesi. Fu qua molto più cauto nel proporre delle tesi. Derrida avrà orrore della parola tesi in questo senso e dirà: Non c'è niente di quello che ho scritto che voi potete ricondurre a una tesi. Nemmeno l'affermazione, quella famosa, non c'è niente al di fuori del, del testo, non c'è fuori testo, che spesso gli è stata come dire, appiccicata come se fosse una dichiarazione di metafisica. Come se quella frase fosse, Derrida fosse come Emanuele Severino, ma non funziona assolutamente così. Non capiamo né l'uno né l'altro se li accostiamo da questo punto di vista. Quella di Derrida non è affatto una tesi, non è certamente una tesi metafisica, eh, fa parte di un discorso che adesso non ci interessa. Ma a invece lavora, procede per, per tesi, costruite molto bene. No? Questo saggio è molto, è molto bello da questo punto di vista. Eh, se a me pare, qui lo dichiaro subito, la mia unilateralità, sperando che non mi ascoltino io, appunto gli amici Morfino, Pippa e tutti gli altri, anche se lo sanno. Eh, a mio avviso, è una geniale, una bellissima chiosa al discorso marxista sul potere. Ma è una chiosa, non è molto di più. Non una chiosa che poteva fare chiunque, una chiosa che poteva fare Altusser, forse soltanto lui. Chiosa è una. Quello dove andavi? Eh, Chiosa è una, come dire, una, una nota, un'osservazione, un, una rielaborazione che però parte da un, dal testo principale e più o meno sta in, in quei confini. È un commento, se vuoi, è un'ulteriore articolazione, però non è una, un distacco, non è un altro modo, non è che rovescia il modo marxista di vedere il potere o ci fa vedere che non c'è niente secondo me che un marxista... Poi so benissimo che la storia è diversa, l'ortodossia marxista già queste cose le digeriva male. Ma non c'è niente che sia, come dire, che sconvolge, a me pare, o che dovrebbe sconvolgere un marxista in quello che dice il Tusser. È semplicemente il marxismo portato, come dire, a una sua maggiore coerenza e a una sua maggiore articolazione. Deve rendere conto di fenomeni che l'impalcatura e soltanto l'impalcatura marxista presa in quanto tale faceva un po' fatica. Di cui facevo un po' fatica a dare conto, quell'impalcatura va come dire costruita un po' meglio, va un po' più arricchita. Morfino non sarebbe mai d'accordo con me su queste cose, Stefano Pipa nemmeno, eh, quindi, però è bene che ciascuno di noi dichiari in qualche modo e metta le proprie carte sul, sul tavolo, no? le mie sono, sono queste. Però qualche cosa poi vorrei anche mostrarvi, non solo in questa dichiarazione, diciamo così, di principio. Ma detto questo, è anche un modo per dire e ripetere: eh, non è con Althusser che, eh, che dobbiamo prendercela e non è quello l'obiettivo. Qui ci aiuta, diciamo così, per capire il lavoro un po' diverso. Allora, parlando di questo secondo principio, la Localizzazione dice eh, il secondo postulato di Foucault denunciato da Foucault è la tendenza a localizzare il potere in un apparato, il potere è localizzato, ma non è localizzato in un apparato, il che vuol dire che in un certo senso non è localizzato. Perché la tesi Foucaultiana, in questo senso, è proprio l'opposto: noi non dobbiamo cercare il potere nei luoghi del potere, quelli che, come dire, ce l'hanno scritto in fronte. Per quello, con tutta l'ammirazione che ho per questa analisi, faccio fatica a considerare una, una, una tesi eh, così che mi, mi coglie di sorpresa e mi, fa e mi dice: Caspita, io questo non c'ero mai arrivato, non ci avevo mai pensato. Poi sapete che a volte le cose le, insomma, sono passati tanti anni da quando tu si scritto, quindi magari le abbiamo immagazzinate. però dire che la scuola è un apparato ideologico di Stato, sarei propenso a dire sommessamente chi ha mai pensato il contrario. Diciamo chi con gli occhi aperti ha mai pensato il contrario. Ce l'ha praticamente scritto in fronte. Non, è una, non so, voi, a me non ha fatto questa impressione di dire, caspita, qui mi sono imbattuto in una verità che prima mi era completamente sfuggita. Se non mi apriva gli occhi al Tusser, mai l'avrei capito. Penso che tutti l'abbiamo capito dal primo giorno che siamo seduti su un banco di scuola, a modo nostro. Che in qualche modo era un apparato ideologico di Stato. Poi non sarà soltanto quello, naturalmente. Questo non esaurisce la funzione della scuola, non vuol dire che sia tutto negativo, non vuol dire che tutte le cose che studiamo servano soltanto a quello, che abbiano in quello il loro unico significato e valore, per carità di Dio. Io sono grato alla scuola, a tutto quello che mi ha insegnato. Ai alle conoscenze che mi ha fornito, anche agli strumenti di ricerca. Ho avuto la fortuna, che non capita così frequentemente, di, avere, di fare un liceo in cui eh, sono uscito, che ero già più avanti che l'università, è stato quasi un passo indietro per certi aspetti. Eh, era più tradizionale, più, a volte persino meno informata, mi sembra, in alcuni campi di ricerca. Eh, però che, fosse, che, che la scuola serva esattamente alla riproduzione, eh, ma questo... Questo sì, eh, e mille altre cose di questo tipo. Quindi è vero, tu sai, ci fa vedere come, non è cosa da poco, ma insomma non, non credo che ci dica delle cose che ci sconvolgono da questo punto di vista. Ecco, la tesi di Foucault, in questo senso è l'antitesi, è, prima vi ho detto, il potere è localizzato. Sì, anche per Foucault a modo suo il potere è localizzato, ma non è localizzato in un grande apparato. Non va cercato là dove appunto ha scritto in faccia potere. Lì c'è, non c'è nessun dubbio, nessun dubbio che la scuola, nessun dubbio che la polizia sia un apparato di potere. Se avessimo dei dubbi, la cronaca di questi giorni ce lo ricorda con una certa forza. Quindi se tutto questo serve a, a rammentarci che sono apparati di potere, e rammentarci soprattutto in momenti forse non così eh, luminosi come questo, va benissimo, per carità. Quindi la tendenza a localizzare i poteri in un apparato e qui Foucault dice ce l'ha evidentemente con le tesi di Althusser, che nello stesso periodo in un testo molto bello, quello sugli apparati ideologici di Stato, siamo negli anni 70, 69 quando lo scrive Althusser, mostrava, provava a mostrare che anche i poteri privati hanno una dispersione solo apparente e funzionano come degli apparati di Stato speciali. Qui Deleuze è più bravo è più come dire, un po' più attento, meno rozzo di come sono stato io un secondo fa. Ci dice: guarda che mh, quello che in realtà è interessante di questo saggio di, di Alto è dimostrarci che non ci sono solo gli apparati, come dire, pubblici dello Stato, ma ci sono anche tutta una serie di apparati, in qualche modo privati, che concorrono in realtà a questa funzione della riproduzione. Quindi non è la, non è la distinzione, diciamo così, tra pubblico e privato che fa la differenza. Non sono, gli apparati che sono immediatamente, non sono soltanto gli apparati che sono immediatamente le dipendenze dello Stato che concorrono alla riproduzione e intorno poi una serie di apparati invece privati che svolgerebbero altre funzioni diverse e potenzialmente concorrenziali. Ma pubblico e privato funzionano in qualche modo all'unisono da questo punto di vista, assolvono la stessa funzione. Al limite sono parte di una divisione del lavoro di un'articolazione, come dire, funzionale a una certa società, eh, ma che non muta assolutamente la funzione. Questo forse è giusto dirlo perché ci aiuta un po' anche a rendere qui davvero un minimo di giustizia da tusser, Se no, io un secondo fa un po' gli ho fatto dire che non ci diceva niente, non è che non ci dica niente, ci fa vedere questo che non è poco. Però Foucault ci fa vedere dell'altro e questo altro è questo dice qui non mi chiedo vi leggo per intero Deleuze qua qui non mi chiedo cosa conduca questa differenza tra Althusser e Foucault perché bisognerebbe risalire al modo in cui lo stesso Althusser poneva il problema mentre voglio solo questo invece io lo vorrei fare poi di risalire al modo in cui ciascuno pone il problema ma dice Deleuze mentre voglio solo tenere presente il punto di vista di Foucault ossia che anche i poteri pubblici hanno un'origine dei processi dei modi di esercizio cioè tutto ciò che costituisce l'essenziale del potere che lo Stato indubbiamente controlla o copre, ma che non costituisce. Qui l'antitesi, vedete, uno ci insegna che anche gli apparati privati, gli apparati ideologici privati, concorrono alla stessa funzione degli apparati pubblici, cioè sono, lo sappiano o non lo sappiano, funzioni in qualche modo della macchina dello Stato. Emanazioni in qualche modo, articolazioni, implementazioni, se volete possiamo dirlo in mille modi diversi, alcuni più. Vicini alle espressioni del nostro tempo, altri meno, sono tutte quante, come dire, funzioni dello Stato, modi in cui il potere dello Stato si applica, eh, si esercita in seno a una data società. La tesi Foucaultiana è esattamente l'opposto qui. Questi apparati ideologici di Stato sono qualcosa di cui lo Stato può benissimo impossessarsi. Che può benissimo utilizzare i suoi fini, ma sono qualcosa che non è costituito dal potere dello Stato. Non è lì la fonte, in qualche modo, del, del loro potere. Non è una struttura, come dire, che procede dallo Stato e si articola poi in apparati di cui lo Stato ha bisogno per funzionare. Perché l'autonomia, in qualche modo, che questi apparati possono avere, il potere, polizia il potere poliziesco, il potere per esempio, della polizia o delle guardie nelle carceri, dice Foucault, è qualcosa che è totalmente indipendente dal potere dello Stato, che spesso il potere dello Stato non controlla nemmeno tanto bene, che usa in certe occasioni, certamente, ma che esiste indipendentemente e che non ha lì il suo luogo di costituzione. E dire che non ha lì il suo luogo di costituzione vuol dire automaticamente... Che dobbiamo metterci alla ricerca di quel luogo, perché vuol dire che la risposta non può essere il potere viene dallo Stato. Perché in fondo questa rimane la tesi di Altusser: il potere viene dallo Stato, il, il luogo per definizione del potere è lo Stato, cioè è il sovrano, in qualche modo, lo Stato, nella, come dire, come figura moderna della sovranità non è più il re, non è più il monarca, è lo Stato che naturalmente ha poi tutti i suoi apparati che consentono l'esercizio di, di questo potere. Ecco, la tesi qui Foucaultiana è che l'origine del potere non va cercata lì, che lo Stato si impossessa, fa proprio, non che lo Stato, guardate, anche qua bisogna stare attenti naturalmente, questo è più ovvio di cose che abbiamo detto prima, la tesi Foucaultiana non è che lo Stato non esercita il potere, non sia un luogo di potere, ci mancherebbe, ma che lo Stato non sia il luogo in cui si costituisce il potere. Quindi si apre la questione di benissimo, se questo è plausibile, allora dobbiamo però, ci rimane il grosso problema di dire benissimo dove si costituisce questo potere, no? da dove viene se non viene dallo Stato. Perché da una parte abbiamo la risposta, quella tu seriale viene dallo Stato. Quindi. Se questa risposta ci soddisfa, la ricerca è anche finita. Avremo il problema di mostrare poi tutta l'articolazione più in dettaglio. Ma se questa risposta non ci soddisfa, se riusciamo a far vedere che c'è un'autonomia, un'indipendenza di questi apparati, che non è semplicemente l'autonomia o l'indipendenza che può, con può concedere loro lo Stato, ma che preesiste in qualche modo al potere dello Stato. Questo vale per la polizia, vale per la scuola, eccetera. Cioè che non sono soltanto la lunga mano del potere dello Stato, ma sono altro ancora. Ecco, se noi lo intendiamo così, dobbiamo però allora lavorare per capire da dove viene. E una delle prime indicazioni, poi vediamo di tenere d'occhio anche l'ora, una delle prime indicazioni di Foucault è grosso modo questa. Non dobbiamo, qui torno a una cosa che ho già detto, ma adesso proviamo a vederla e capirla un po' meglio, non dobbiamo cercare il potere, diciamo così, soltanto nei grandi apparati ideologici di Stato, ma dobbiamo cercare il potere, come dire, a un livello molto più eh, basso, molto meno localizzabile con precisione, perché il potere è qualcosa di diffuso. Di diffuso capillarmente, qualcosa che, come dire, circola qui tra noi, noi non siamo qui degli apparati ideologici di Stato, siamo anche quelli, incarniamo forse anche una figura infinitesimale, trascurabile dell'apparato ideologico di Stato, se non altro, io sono un professore universitario, quindi sono sicuramente un funzionario dello Stato da questo punto di vista. È tutta una tradizione che, naturalmente, possiamo di cui possiamo certamente considerare anche le evoluzioni le trasformazioni mi dice che in quanto tale ho anche degli obblighi nei confronti dello Stato. Kant diceva una cosa magnifica, che oggi come dire, potremmo discutere un po' meglio, ma non è poi così lontana da preoccupazioni attuali. Diceva, in quanto funzionario dello Stato, era un uso molto strano, molto opposto al nostro, no? in quanto funzionario dello Stato, il professore universitario eh, fa un uso privato della ragione. Noi pensiamo che l'uso privato vuol dire quello che faccio a casa mia. No. Qui sono in un contesto pubblico, quindi faccio un uso pubblico. Ecco, Kant diceva, in quanto funzionario dello Stato, quindi professore stipendiato dal, eh, dallo Stato, nel suo caso dallo Stato prussiano, eh, il professore universitario è tenuto a dire quello che eh, è compatibile in qualche modo con lo Stato. Non può andare lì e teorizzare la rivoluzione. Ma in quanto studioso che si rivolge alla comunità degli studiosi, quindi quando scrive libri, quando scrive saggi, in quel momento invece fa un uso pubblico della ragione. Perché lì non si rivolge, non dipende più dal sovrano, ma si rivolge in qualche modo alla comunità degli studiosi. Lì ha come obbligo e unico obbligo la verità, non l'obbedienza. In quanto funzionario pubblico è tenuto all'obbedienza al sovrano. In quanto funzionario pubblico che fa un uso che Kant chiama privato della ragione, privato vuol dire che sta dentro quella, quel confine lì, che è quello dell'insegnamento universitario, per esempio, lì è tenuto all'obbedienza. E ogni volta che il sovrano o, il suo, o, i, o i suoi censori intervenivano, Kant, non proprio felicissimo, diceva obbedisco. A un certo punto dice una cosa meravigliosa, dice obbedisco fin tanto che il re è vivo. Poi ce ne sarà un altro o non ce ne sarà proprio più, e vedremo. Okay? Quindi non è un'obbedienza assoluta e incondizionata. Eh, questo vuole così, speriamo che il prossimo sia di più ampie vedute. Okay. Ma in quanto scrive, dice, quando io scrivo, quando scrivo la critica della ragione pura, nessuno mi può dire che cosa devo scrivere. Lì io devo essere libero. Ok? Allora, certamente noi possiamo dire che nel discorso. Al tusseriano noi, come dire, siamo ingranaggi in qualche modo di un apparato ideologico di Stato che bene o male perpetuiamo e lì ha perfettamente ragione, sarà bene che ce lo ricordiamo, soprattutto gli attori principali, quindi professori, docenti delle scuole, eccetera, sarebbe bene che se lo ricordassero, ma l'idea di Foucault è che non solo in questa veste noi, come dire, esercitiamo un potere, ma l'esercitiamo le semplicemente perché il potere è qualcosa che circola, circola sempre tra le persone. E quindi sta un po' dappertutto, non si identifica in un luogo preciso, circola tra me e voi, tra di voi. Pensate alle cose più banali: no? se si forma un'assemblea, dopo poco emerge la figura di un leader, è sempre successo così. A modo suo esercita poi potere sugli altri, anche quando quell'assemblea si, si, si propone, si dà nella forma del contropotere. Sarà anche l'assemblea più selvaggia che voi potete immaginare. Ma nel giro di pochissimo comincia a strutturarsi e a produrre delle gerarchie interne. Tutti contano uno, ma qualcuno conta sempre un po' più degli altri. Per capacità, per carisma, per per furbizie, per quello che volete voi, no? allora Foucault dice dobbiamo cominciare a vedere il potere come qualcosa che è molto più distribuito nel corpo sociale, che agisce tra un individuo e l'altro. Pian piano poi ce ne darà la sua definizione, allora i conti saranno ancora più facili da far tornare. No? Prima cosa, e questo è diciamo così il punto qui specifico su cui, su cui Deleuze richiama l'attenzione. Perché dice: Se l'apparato di Stato è un elemento costitutivo dei grandi insiemi, se forma dei grandi insiemi, l'apparato di Stato, per definizione, presuppone i rapporti di potere, non li spiega. Presuppone i rapporti di forze che vengono da un'altra parte. Usa questi rapporti, ma li usa in quanto, come dire, sono già disponibili, in quanto gli sono presupposti, sono già lì. Se no, non potrebbe usarli. E allora c'è un aspetto diciamo più a cui si può far ridurre, a cui si può ricondurre questo discorso che, su cui Deleuze insiste molto, non è secondo me la questione di rimento decisiva ma certamente è una questione importante. Se noi cerchiamo il potere nei grandi apparati ideologici di Stato, nei grandi insiemi come qui dice, noi abbiamo, dice Deleuze, una concezione molare del potere. Se noi lo cerchiamo invece a un livello molto più piccolo... Facciamo quella che Foucault chiamava una microfisica del potere? L'altra è una macrofisica. No? Prende i grandi corpi, la scuola, la polizia, la Chiesa. Eh, potremmo dire, non è un esempio di Foucault, ma insomma la magistratura, tutte queste cose no? sono sicuramente apparati ideologici di Stato. Mm o comunque grandi insiemi in cui questo funziona con, con pesi diversi, con funzioni diverse in diverse società, ma insomma, certamente... Quindi li, li cerchiamo dei grandi insiemi. Molari vuol dire questo, andiamo a cercare, come dire, l'oggetto grande, l'oggetto più corposo. Ecco, se invece prendiamo la strada di Foucault, il potere, come dire, va cercato a livello molecolare. Sono molecole di potere. Non, come dire, grandi pietre che dobbiamo vedere, ma frammenti, piccole particelle di potere, corpuscoli di potere. E lì è quando questi semmai si addensano, che certamente hanno degli effetti ancora più forti, ancora più visibili. Ma la difficoltà è precisamente nello snidare il potere là dove non si fa vedere. Per quello vi dico, sì, è interessante il discorso di Althusser, però si fa vedere il potere là dove il potere ha scritto potere sulla sua fronte. Come se noi dicessimo, vado a Wall Street e eh, mi stupisco che sia come dire il luogo del capitalismo. È, è dove il capitalismo non si chiama, non si fa vedere come capitalismo, dove mi dà l'illusione della libertà che mi sta fregando, non a Wall Street. E in quel senso, eh, persino Occupy Wall Street è come dire un gesto romantico, forse, condivisibilissimo per carità, ma. Ma romantico, è legato in fondo a questa idea qui, non, non è così che Temolo si combatta. Sì, prendi quello se vuoi. Eh, ah, tra quelli che non sarebbero assolutamente d'accordo con quello che sto dicendo non ho citato Didier, che ne sono scordato, ma, ma credo con... che lo possiamo tranquillamente annoverare. Però. La concezione del potere mm. così caratterizzata uh, di Althusser non è più... cioè, forse c'è un intento strategico di Althusser nel delineare un'idea un, un di potere che um, permette di individuare i bersagli diciamo, per la caccia grossa, diciamo. Uh, perché la cosa che mi ha sempre un po' uh, perplesso dell'approccio al potere di Foucault è proprio il suo risvolto poi uh, politico nella lotta politica. Mm -hmm. Cioè uh, mi sembra che ci sia il rischio di uh, perdersi un po' nella, 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 nella marea di micro-relazioni di potere, perdendo poi di vista l'insieme che è dove si concentra, forse, il cambiamento volontario, mm -hmm. che poi ovviamente è sempre dettato da cambiamenti non volontari a livello micro. Però, cioè, forse, la, la, la soluzione migliore sarebbe tenere entrambi i punti di vista. Sì, sì, sì no, sicuramente, no, allora... Come ho detto, la contrapposizione qui serve a far capire un po' meglio, diciamo così, il discorso di Foucault presentandolo sullo sfondo di una posizione un po' diversa. Non è una, l'ho detto fin dall'inizio, non è in realtà un modo per presentare eh, adeguatamente e correttamente il discorso di Althusser. Se fossi venuto qui con l'idea di farvi un seminario su Althusser non l'avrei impostato in questi termini, certamente. Qui uso il ser, con cui presuppongo abbiate una certa familiarità, e in modo, modo il vostro, in modo tuo me lo stai già dimostrando, esattamente perché è un terreno su cui posso già un po' lavorare, così non devo, come dire, costruirli tutti e due. E perché penso anche sia interessante, cioè sicuramente vorrei anche farvi vedere che cosa si guadagna lavorando alla maniera di Foucault, ma sono perfettamente d'accordo nel dire che a fronte di qualche guadagno ci sono anche delle perdite. Eh, soppesare e stabilire che cosa si guadagna e cosa si perde, questo è un compito abbastanza difficile, ma sicuramente importante. Eh, forse decisivo, anche nella, come dire, poi nella, eh, nella declinazione politica e nelle lotte che ne possono derivare. Eh, però c'è una cosa che diciamo così su cui non ti correggerei perché non è una correzione, ma semplicemente proverei a mettere, come dire, sul, sul tappeto. Cioè, quando dice queste cose, qui è Deleuze che sta parlando, però, diciamo, quando Foucault elabora queste cose, non siamo ancora nella fase, diciamo, in cui, nell'ultima fase della sua ricerca, in cui si occupa del soggetto. Questa fase è attraversata da una critica, da una crisi, dice, dice Deleuze. Non sono tanti che lo vedono così, eh. però io, come dire, sono abbastanza d'accordo con lui che c'è, a un certo punto, qualcosa succede a, a Foucault, c'è effettivamente un ripiegamento su una dimensione più individuale, no? C'è la fine probabilmente dei grandi progetti emancipatori del 68 e degli anni 70, insomma. No? Eh, C'è il trionfo del, del, del capitalismo neoliberale, ci sono tutte queste cose di cui prende atto e prende atto con amarezza. Oggi va di moda anche considerare Foucault, perché siccome ha scritto anche sul, neo, sul neoliberismo, considerarlo un, un teorico, un sostenitore, ma a me sembra un po' una sciocchezza. Oppure dire che, siccome uno dei suoi allievi è diventato so, amministratore delegato di qualche grande compagnia, quindi Foucault, vedi, era eh, già lì pronto ad essere asservito al, al capitale. Non è che uno eh, ha responsabilità anche di quello che fanno gli allievi, eh, se, no, mh, se no, non leggeremo più nessuno. Ma eh, negli anni in cui in realtà sviluppa la sua microfisica del potere, eh, Foucault è attivissimo nel campo politico. Solo che non è attivissimo nel campo della militanza, diciamo così, per la rivoluzione comunista, ma è, è attivissimo nel campo di militanze molto più specifiche, di cause molto più precise, la, le, molto più specifiche. La causa dei, della gente che sta in prigione, la formazione dei gruppi di informazione sulle prigioni, il tentativo di dare voce diretta in qualche modo ai reclusi. Eh, come prima era stato in parte con, eh, con i reclusi nei manicomi, tutte le varie forme di, di lotta politica contro i decreti eh, che eh, in qualche modo rendono impossibile la vita ai migranti. Eh, le lotte a favore dei movimenti omosessuali, tutte queste cose. E a un certo punto lo dirà: io credo molto di più in queste focolai di lotta uno per uno piuttosto che nei grandi progetti rivoluzionari. E eh, qui Foucault fa una cosa di cui onestamente facciamo eh, più fatica a trovare le tracce in Altusser, è un po' ingeneroso, Altusser eh, va ben oltre eh, questa, questa osservazione, però diciamo è un po' più difficile trovare in Altusser, anche per delle ragioni politiche contingenti, una riflessione fino in fondo sul totalitarismo sovietico mentre Foucault è a pieno titolo figlio delle, delle riflessioni che vengono da, da tutti i, dai due grandi totalitarismi del Novecento. Non credo che Foucault li metta sullo stesso piano, però li tiene, li tiene in considerazione. Quelle quell esperienze in qualche modo hanno segnato tutta quella riflessione, in maniera apparentemente più incisiva, più profonda di quanto sembri, almeno superficialmente, nel caso di, di Althusser. Si può interpretare adesso, per proseguire un attimo in questa risposta, che alterna, come dire, momenti filosoficamente un po' più dignitosi a altri che sono, come dire, un po' impressionistici, e me ne scuso, però credo che qualche piccolo elemento impressionistico vada anche preso in considerazione, soprattutto nella tendenza a volte a un po' a dimenticarsene del tutto. Eh, allora, si può essere, come dire,. Più Generosi o meno generosi qui nei confronti del, del pensiero di Altusera, o meglio, e anche in quello di Foucault. Anzi, partiamo da questo secondo che è più interessante. Si può dire, eh, come dire, dopo, dopo l'esito in qualche modo eh, della realizzazione del comunismo in Unione Sovietica, e sapete benissimo che qua già sull'espressione realizzazione potremmo parlare a lungo, eccetera. Forse non è una realizzazione, forse è una irrealizzazione. Ok, benissimo. Però si può pensare che la reazione di Foucault sia quella un po', e di tanti altri, direi della maggior parte, probabilmente, un po' mi ci metto anch'io, sia un po' quella che ricorda eh, Platone quando, o Socrate, per, quando dice: eh, come dire, se ti è andata male un'esperienza, ti è andata male quell'esperienza lì, non vuol dire che tutte le esperienze vadano male. Se ti ha eh, lasciato una donna non vuol dire che devi diventare misogino perché tutte le donne sono malvagie. Quella lì è stata un'esperienza negativa. Se quell'esperienza politica è stata tragica, non vuol dire che tutte le esperienze in qualche modo legate a progetti di emancipazione su larghissima scala, progetti rivoluzionari lo siano. Però Foucault, l'ultimo Foucault certamente è molto diffidente nei confronti di questi progetti. E lo dice esplicitamente, dice io non credo a questi progetti di eh, trasformazione della totalità in qualche modo dei rapporti sociali della totalità dell'esistente. Credo in lotte molto specifiche che una per una, pian piano, cambieranno in qualche modo, trasformeranno la società. Cominciamo a trasformare quello che riusciamo a trasformare, con degli obiettivi, come dire, raggiungibili. Quindi cominciamo a trasformare la vita dei reclusi nelle prigioni, quello era una delle sue preoccupazioni. Cominciamo a vedere se si riesce a far cambiare qualche decreto sull'immigrazione. Non direi che su quello ha avuto molta fortuna, eh, beh, neanche in Italia l'avrebbe avuta probabilmente. Comin però sono lotte di questo tipo. Per quello Foucault è, diciamo così, ma che non vuole perdere necessariamente però la dimensione politica a cui tu alludi, ma semplicemente declinarla anche qui su una scala che è, dire, è, è fatta di, di obiettivi più raggiungibili, segnata anche forse appunto dal, dal fallimento un po' dei grandi progetti, non solo quelli legati al, al, al totalitarismo. Eh, ma anche a quello che è avvenuto dopo il 68, in qualche modo, al, al ritorno all'ordine insomma che c'è stato. Per cui c'è sicuramente un Foucault che è meno convinto, ma, ma in questi anni è un Foucault attivissimo politicamente. Eh, quindi non è una forma di disimpegno questa, è un impegno diverso però. D'altra parte, Foucault non ha mai detto di essere marxista, non ha mai detto di essere comunista, in questo senso, quindi è chiaro, mentre Althusser quello dice fin dall'inizio e con quello è perfettamente coerente. Eh, però ecco, c'è una secondo me c'è un diverso modo di prendere, come dire, in carico un'eredità pesante, ingombrante, tragica che è stata l'eredità de del Novecento, con cui Altusser fa i conti a modo suo, però sembrano un po' meno espliciti direi. Eh, e lì bisognerebbe anche vedere anni diversi, insomma poi Altusser, come sapete, era anche, come dire aveva già le sue difficoltà col partito comunista francese non è che potesse il suo margine di manovra era molto più ristretto Foucault viene dopo a un certo punto il partito comunista francese comincia a essere un po' meno importante e eh, avere un po' meno peso oggi non so neanche più se esista quel, no, quell'entità che lì sembrava una specie di grande fratello che controllava tutto quello che dicevano e pensavano oggi non so più neanche se esiste, se ci siano ancora delle sezioni in Francia del partito comunista e se ci sono credo se non poca cosa, una percentuale minima. Negli anni in cui scriveva era un blocco consistente, come lo è stato in Italia. Insomma, con in cui si, fa, si doveva fare i conti. Quindi ha mille ragioni al Tussare della sua parte. Però è vero che non si fa fatica a trovare in qualche modo eh, un'elaborazione eh, fatta fino in fondo di quelle, di quelle esperienze. Foucault è da questo punto di vista forse più. Eh, più incline a farci i conti fino in fondo e quindi a, a cercare di, di, di tenersi il più possibile lontano dalla possibilità che qualcosa del genere si possa riprodurre. Che non vuole affatto dire che Althusser lo auspicava chiaramente, ovvio che no. Insomma, no? Ma ti dico Foucault, potrei dirti Anna Arendt, insomma, no? ci sono dei filosofi, dei pensatori che su questo. Come dire che da lì sono partiti, no? non si, fa, si capisce un po' poco del Novecento senza considerare cos'è stato, anche perché noi lo leggiamo sui libri di storia, loro lo vivevano. No? Quindi molti hanno risposto in qualche modo a queste esperienze direttamente. Quindi in quello io terrei, terrei presente. Però è vero, se cerchi, come dire, la rivoluzione, quella con la maiuscola, eh, Foucault a un certo punto, smette forse, di essere un compagno di strada. O il compagno di strada ideale, se cerchi la rivoluzione con la maiuscola, se cerchi delle rivoluzioni con la minuscola, forse un po' più portate di mano. E forse per questo, a volte anche un po' più impegnative, perché sono quelle che dire, devi davvero darti da fare per raggiungere. L'altra è un bellissimo progetto, ma in genere non la si vedrà. Eh... <coughs> e allora, invece, Foucault può essere un ottimo compagno di strada. Questo spiega anche prego. Molto più, molto più interessante si può dire così sì io forse direi anche così ma, ma non vorrei essere non vorrei che questa sia l'ultima volta che mi invitano in questo ah, corso sì, ma, ma no allora spendibile sì di, di tutti gli aggettivi che, che lei ha usato spendibile è sicuramente quello che sottoscriverei più facilmente persino nel suo senso come dire più eh, nel suo senso meno nobile cioè è quello come dire più in sintonia con le mode del nostro tempo eh, cioè Foucault è un compagno di strada per le rivendicazioni appunto dei movimenti LBGT tutte queste cose eh, è un compagno di strada di tantissime altre cose in una maniera in cui invece non possiamo usare così facilmente il pensiero di, di Althusser però io non vorrei esagerare su questo punto, cioè credo che questo sia uno dei grandi interessi anche di Foucault. Ci, ci consente di, di capire questi movimenti, è più come dire in sintonia non solo con le mode, questo sì, ma anche con delle trasformazioni reali, queste non sono solo mode, sono trasformazioni reali della società. E qui il limite, in qualche modo, delle posizioni, soprattutto di alcune posizioni a volte marxiste, ma la stessa cosa si potrebbe dire della psicanalisi. È in nome di, di un'aderenza dei principi dottrinari, una certa fatica a fare i conti con la realtà. Caso tipico, che qui adesso presento in forma caricaturale, è quello di certe, come dire, di certe ortodossie psicanali eh, psicanaliste. Per cui, siccome le figure chiave che Freud ha individuato sono il padre e la madre, se la coppia è una coppia omosessuale, non, la psicanalisi non sa più che cosa, che cosa dire. Ma non è che non so più che cosa dire, c'è una reazione a volte interessante che consiste nel negare, cioè quella cosa lì, non, non, siccome non sta nei miei schemi, è sbagliata. Mentre sarebbe più normale pensare che la psicanalisi che deve adeguare i suoi schemi a una realtà che ha davanti agli occhi. Perché quella realtà c'è. Freud non l'ha pensata, e non era neanche tenuto a farlo quando scriveva. Ma se ti occupi di queste cose nel 2023, forse dovresti farci conti. Allora, certamente, come dire, Foucault qui è più curioso, come dire, delle trasformazioni che, che stanno avvenendo. Io credo però che sia sbagliata, eh, in generale, l'alternativa che è così comune nella discussione politica, soprattutto in seno al marxismo, tra attenzione per, delle, per delle, le questioni che riguardano, per esempio, i diritti civili, e questione invece per le per, scusate, attenzione per le questioni che riguardano la redistribuzione. O questioni di riconoscimento da una parte e di ridistribuzione dall'altra. Come se occuparsi di una cosa volesse dire non smettere di occuparsi dell'altra. Come se la scelta fosse, per dirla in termini molto drastici, io mi devo schierare con gli operai o con gli omosessuali. Ecco, devo dire che tendenzialmente non capisco questa scelta. Cioè non capisco perché dovrei scegliere. Non capisco perché non si possono fare tutte e due le cose, perché eh, schierarsi con le ragioni, diciamo così, delle, degli omosessuali, più in generale di tutta quella, quella galassia, eh, voglia dire per forza ignorare le ragioni degli operai. A volte è così, a volte succede così, ma non credo che questo sia un buon modo di impostare la questione. E, non credo, che Foucault, e credo che Foucault su questo mi darebbe abbastanza ragione, insomma non credo che la sua scelta voglia dire... Adesso ci, dis ci disinteressiamo dei problemi classici del marxismo. No, diciamo, ci sono quei problemi che restano, sono dei macigni. Gli apparati ideologici di Stato non sono meno oppressivi dopo che abbiamo letto Foucault, ma non sono soltanto quelli. Dobbiamo preoccuparci di molte altre cose. Il marketing, la pubblicità sono altrettanto, come dire, effettivi, incidono sulle nostre vite tanto quanto l'ideologia che la scuola ci inculca, anzi molto di più. E abbiamo bisogno di strumenti però per, per lavorare anche su queste cose. Perché se no quel poco che avremo guadagnato da una parte lo abbiamo perso appena abbiamo acceso la televisione o abbiamo eh, navigato su internet. Quindi in quel senso sono d'accordo, è più spendibile. Più utile, sono utili tutti e due, direi. Eh, più interessante. Per me forse un pochettino più interessante, un pochettino, ma non vi parlerei anche di Althusser e non lo leggerei se non lo considerassi interessante, molto interessante. E appunto, anche Deleuze dice un saggio molto bello, quello sugli apparati ideologici di Stato. Così come le cose che dice sul soggetto sono molto belle, molto interessanti, anzi, su quelle io sono perfettamente in, in sintonia, per quel pochissimo, quel nulla che può valere la mia sintonia qui. Eh, credo che abbia visto benissimo la, la costituzione del, del soggetto. Eh, però su questa analisi del potere, ecco, allora vediamo se abbiamo ancora qualche minuto. La, la pausa la, la lasciamo per un'altra volta, quindi finisco magari per un secondo. Se ci sono domande continuate a farle, intervenire, eccetera, che va benissimo. Eh. Non è che... Ma prego. Um, lei all'inizio aveva um, fatto una premessa in cui ha fatto un, uh, parlato di unico origine enfatico che di una serie di termini che giustamente semplificava un attimo il discorso e a un certo punto ha parlato um, a proposito di Foucault di origine del potere o comunque di certe processualità del potere quindi in, in un certo senso andando un attimo in, um, forse in uh, eh, non usando magari più appropriatamente quello che Foucault forse voleva intendere con origine, cioè con quello che lei voleva intendere con origine e potere, magari è una, una questione un attimo più articolata. Quindi semplicemente le volevo chiedere se poteva sì. rompere questo, questo nodo e okay, sì, esprimersi magari eh... in un'altra maniera. Non, non so credo, no, no, è chiarissima la domanda. Allora eh, la traduco diciamo, in... <ride> nella sua parte diciamo, più, più forte. Eh, non credo però, cioè tu dici, non è una contraddizione dire che non c'è un'origine e poi dire cerchiamo l'origine del potere. No, eh, non è una contraddizione, non credo di essermi contraddetto, anche se ho alternato qua tanti registri linguistici diversi, quello diciamo un po' più accademico e quello della chiacchierata in qualche, in qualche caso e la chiacchierata è il difetto che si è un po' più laschi nella, e meno sorvegliati nell'uso del linguaggio. Però in questo caso non credo di essermi distratto o, o di aver fatto un uso lasco del linguaggio, perché quando ho detto origine e un, unico, mi riferivo a un, campo, a un contesto molto preciso, quello in cui si individua in qualche modo l'insorgere di, di un fenomeno. Mm. Eh, oppure si dice le cose nascono con, eh, con Hegel, con Kant, eccetera. Pensate a un altro caso ancora più semplice e più, eh, più interessante. No? La nostra cultura per anni, la scuola qui per anni ci ha insegnato, il liceo classico tipicamente, che la nostra cultura, la nostra civiltà nasce con la Grecia e in Grecia. Okay? L'origine in quel senso è unica. Poi pian piano abbiamo detto: sì, va bene, c'è stato anche, no? certo c'è la Grecia, poi c'è anche, anche l'ebraismo, poi c'è anche. C'è anche il cristianesimo, non possiamo non tener conto di questi, di questi altri elementi. Però i concetti fondamentali sono concetti che hanno la loro origine in Grecia. Ecco, rispetto a questo io direi certamente no, non è vero, nel senso certamente molte cose vengono dalla Grecia, a patto che ci chiediamo da dove i greci a loro volta le hanno prese, perché la Grecia non è un'origine unica e originaria questa è la rappresentazione ideologica della Grecia che ci hanno spesso eh, insegnato a scuola, ripeto io sono stato fortunato, non, nemmeno queste mi hanno, mi sono evitato anche questa, però insomma no? i greci erano una cultura una società, una civiltà come tutte le altre che rubava idee e prendeva prestito dalle civiltà vicine Platone andava in Egitto Pitagora andava in Egitto Altri incontravano altri sapienti orientali no? e da lì attingevano idee. Oggi lo sappiamo un po' meglio, perché oggi leggiamo la Grecia con uno sguardo antropologico. Allora, in questi casi in realtà è in mente una cosa molto più banale. Quando diciamo che una cosa comincia con Cartesio, sappiamo che diciamo da una parte qualcosa che è legittimo dire, e dall'altra che non è mai interamente così, perché Cartesio lavorava con materiale che eh, riceveva da una tradizione. Gilson ci ha fatto vedere come il lessico cartesiano sia impregnato di concetti della teologia medievale e non poteva che essere altrimenti perché quello era il suo passato più prossimo. Non è che ti alzi la mattina e ti inventi tutto. Quindi è chiaro che sono cose arbitrali. Lo stesso Foucault ogni tanto dice queste cose cominciano nel XVI secolo: sì e no. Gli storici cominciano a dirgli sì, guarda che però c'era anche questo prima, c'era anche quest'altro. Quindi, in quel senso, l'origine non è mai un'origine assoluta. Quando parlo però dell'origine del, del potere, intanto sto citando in qualche modo Deleuze, sto parlando di un luogo in cui cercare il potere. Allora certamente quel luogo non sarà magari un luogo puro e quindi un'origine pura, ma appunto se non è un'origine pura, tantomeno può essere lo Stato. E infatti quello che Foucault in un certo senso, soprattutto Deleuze, gli fa dire è che il potere viene sempre da fuori. Quindi c'è lo Stato, la, ci sono i suoi apparati ideologici, ma il potere viene da fuori. Okay. Questo fuori è l'origine. Poi caratterizzarlo un po' meglio, dire, bene, cos'è questo fuori esattamente? Questo è un lavoro molto complicato su cui che Deleuze ci, ci aiuta a fare, ma, ma non è che proprio ci dà la risposta che vorremmo sentire, cioè una esplicitazione. Okay. Però nel dire che dobbiamo cercare un'origine altrove, eh, non sto cedendo, credo, alla superstizione in qualche modo dell'origine, ma sto semplicemente dicendo che dobbiamo provare a dislocare quel luogo d'origine dalla sua sede, dalla sua incarnazione in forme, in grandi insiemi visibili, in una circolazione capillare che noi non riusciamo più a... che come dire sfugge molto più facilmente ai nostri radar. È come avere un radar tarato per vedere degli aerei di grandi dimensioni ma se volate con un biplano non vi vede più ecco fu cosa dicendo occhio ai biplani è quello che dovete cercare l'aereo lo vedete anche occhio nudo e comunque sul radar lo, lo, lo potete individuare molto facilmente il biplano un po' meno la piccola barchetta a vela tende a sfuggire al ecco però è lì è a quel livello lì che dobbiamo soprattutto cercarlo. Quello livello lì è e non è un'origine, nel senso che lì non può più individuare un punto. Sono molecole, ma non c'è nessuna molecola che sia quella decisiva. Quindi la domanda è giustissima, hai fatto bene, e ogni volta che vi sembra, quasi sempre avrete, avrete ragione, che in qualche cosa che dico sia in tensione, con altre cose che ho detto, eh, segnalatelo perché ci aiuta anche a, a chiarirlo. Sì, solo una cosa, mi sembra molto interessante in Deleuze, ne parla mille piani, non mi ricordo, mi sembra sulla, con Gattarine parla, uh -huh. la parte su micropolitica, parla di soglia, del concetto di soglia, che io, non, io ho trovato interessante proprio perché magari riesce a mettere insieme proprio questo discorso, cioè da un lato eh, valutare fenomeni molecolari che però... Una serie di circostanze, circostanze particolari possono in un qualche maniera agglomerarsi e certo. cambiare, diciamo, di totalmente perché, comunque, secondo me è interessante anche osservare che effettivamente eh, il tipo di mondo che magari esisteva nel Medioevo sicuramente è totalmente diverso da, da quello che magari esiste ora. E quindi da, mi, il concetto di soglia, mi, per esempio, secondo me indica abbastanza bene un po' questo salto okay? che può esserci dopo. Sì, questo, il concetto di Soglia è interessantissimo, è davvero qui forse più Deleuze che, eh, che Foucault, ed adesso tu citi direttamente Deleuze, quando qui, qui abbiamo un Deleuze che non parla in prima persona, parla come lettore in qualche modo attivo di, di Foucault, poi c'è Deleuze, è filosofo, la sua lettura è interessante proprio perché è un filosofo con una sua agenda filosofica, con le sue preoccupazioni, eccetera, perché Foucault non lo usa tantissimo, questo, a me sembra, questo, questo concetto, forse anzi è qualcosa che manca un po' nel suo, nel suo pensiero, perché insiste un po' di più sulle discontinuità in qualche modo, no? sui momenti, diciamo così, di rottura tra un'epoca e un'altra. Eh, no? Quindi le partizioni che noi possiamo fare, no? l'age classique è una cosa, il mondo che la precede è un altro ancora e l'antichità è un'altra ancora interesse vedere le discontinuità in qualche modo che ci sono, ma le discontinuità ci sono anche a partire da soglie che sono in qualche modo attraversabili da una parte e dall'altra. Questo certamente è, è certamente vero. Quindi io questo lo vedrei più come qualcosa che forse andrebbe integrato nel discorso di Foucault piuttosto, che, eh, quindi sono abbastanza d'accordo. ma ecco, Farei un po' più fatica, diciamo così, a dirti: sì, effettivamente, questo è un concetto operativo anche nel pensiero di, di Foucault. Invece, su una cosa che. La questione, se, se si parla di microfisica, qui Deleuze lo dice molto bene, ma insomma, io credo che sia ovvio fin dall'inizio: se si parla di microfisica, non è per dire che la microfisica rinnega la macrofisica. Non è così in fisica. Non è che la microfisica, la fisica delle particelle, rinneghi la macrofisica, la fisica newtoniana per intenderci. Sono due livelli diversi di analisi. È vero però, e questo filosoficamente ha il suo peso che la microfisica è in un certo senso più fondativa della macrofisica. Quindi sono due livelli di analisi, ma non stanno esattamente sullo stesso piano, perché se Foucault ha ragione, la microfisica è fondativa rispetto alla macrofisica. Quindi abbiamo bisogno assolutamente di partire da lì, non solo per aggiungere qualche cosa che prima non c'era, ma per cercare in quello che prima c'era, quello che prima siamo stati capaci di vedere anche grazie ad Althusser. Qualche cosa che però forse è ancora più eh, fondativo del discorso di, di Althusser, ovviamente dal punto di vista di, di Foucault, e non solo suo, però insomma bisogna anche accettare questa quest idea, è chiaro che se eh, accettate l'idea che tutto va ricondotto ai rapporti di produzione, allora il discorso di Althusseriano fila perfettamente, no, lì arrivi e lì anche ti fermi, non c'è un uno strato ulteriore sotto quello. L'ultima istanza sarà difficile da raggiungere, non arriverà mai, però nella teoria ci deve essere. Qui invece non c'è nessuna determinazione di ultima istanza perché eh, il potere non funziona, diciamo così, perché a, a livello di microfisica il potere non funziona in questa, in questa maniera. C'era prima però, sì, lui e poi, ok. Prevemente, sono pochissime, quindi brevemente solo, cioè più che l'origine penso che si tratta dell'unità, mm. uh, cioè Foucault non ammette la possibilità di dare allo Stato un'unità, mentre in Althusser troviamo, almeno il saggio sull'ideologia, è una tentativa di fornire una certa teoria dello Stato. Sì. E tanto vero che nello stesso tempo Foucault, nella nascita della biopolitica, anche già da, a partire dal 71, la società punitiva sostiene che uh, magari non ci serve una teoria dello Stato, appunto, tutta l'idea uh -huh. di lavorare senza gli universali, eccetera. Quindi, um, però poi le cose non, non sono anche così semplici, perché poi nel, verso il materialismo aleatorio un, trova che Althusser si avvicina molto al nominalismo che Foucault prova, prova a fare. Quindi no, volevo solo aggiungere questa cosa che si tratta del, del, dell'unità, dell'impossibilità di, di concepire che in qualche modo lo Stato può, uh, può essere concepito come, come il luogo in cui si, 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 si uniscono i rapporti di potere, ma piuttosto come un effetto che non si può prendere, come dire, non si può... No, la sì, eh, sono... Allora, sono d'accordissimo sulla questione dell'ultimo al-Tusser che riaprirebbe diciamo, il, il gioco. Il mio termine di riferimento era rigorosamente il saggio sugli apparati ideologici di Stato e nella versione pubblicata, nemmeno nella, nelle stesure eh, ulteriori o precedenti, comunque e più, più ampie, che, dove già ci sono altre oscillazioni, altre... Altre differenze, eh, però ovviamente non, non, il tempo anche per parlare dell'ultimo tossere è un po' più complicato. Che tra l'altro non investe nemmeno direttamente queste questioni, però sicuramente secondo me eh, si orienta in un'altra direzione. La questione dell'unità. Eh, qui sono solo parzialmente d'accordo: nel senso che è vero, eh, non è che Foucault rifiuti come dire, un, di dare un significato in qualche modo unitario alla figura dello Stato. Ma rifiuta l'idea, almeno Deleuze lo legge così, rifiuta l'idea che quell'unità sia quella da cui noi dobbiamo partire per comprendere poi tutte le articolazioni successive, cioè tutto il resto discende in qualche modo da quell'unità. Prima c'è lo Stato, in quel senso hai ragione, cioè, è proprio per le ragioni che dici tu, cioè è la, è la teoria dello Stato che rifiuta in quanto tale, ma non è l'idea che ci sia uno Stato il quale assomma una serie di funzioni, le esercita eccetera eccetera, questo penso che lo accetti anche Foucault, va benissimo. Ma l'idea è che queste funzioni in realtà hanno un'autonomia che non deriva il proprio potere, almeno non in ultima analisi, dallo Stato. Lo Stato le usa e quando le usa, ovviamente, le investe del suo potere. chiaro che eh, se tu puoi insultare me e non ti succede niente, non puoi insultare il vigile urbano o il poliziotto, in quanto è emanazione di un potere dello Stato per cui insulti un pubblico ufficiale. Quindi il potere che lui ha è in qualche modo garantito. E, eh, effetto di un'investitura che gli arriva dallo Stato, no? quindi può avere tutte, può essere prevaricante nel suo modo, può essere ingiustamente autoritario, può fare di tutto, però in qualche modo ha questa legittimazione che io e te non abbiamo. Noi ci possiamo insultare liberamente, ma nessuno di noi va in galera per quello. Ci offendiamo, al limite, ma non di più. E, non è un invito perché questo accada, ma eh, però per dire che sono piani diversi, ma in qualche modo il discorso di Foucault è dire: non facciamo di quell'unità una specie di eh, Deus ex machina che spiega poi il potere. Il potere non viene da lì, quell'unità si impossessa, usa i propri fini quel potere, e nel momento in cui lo fa cambia, perché quel potere è molto più forte, è molto più unitario. Cioè, scusate, è molto più forte proprio perché è più unitario, proprio perché fa corpo, tra, no? La scuola fa corpo con tante altre cose, provate a prendere la scuola e staccarla completamente dal meccanismo famiglia. No? E... E allora, qui Antussera ha, ha ragione, di, dice che tutte queste cose fanno anche sistema tra di loro, anche nelle loro discontinuità, cioè esci dalla famiglia, entri nel collegio, poi nella scuola, poi nell'esercito, eccetera, allettato una volta della vita di un, eh, di un uomo un uomo letteralmente di un maschio, perché quando scrive non credo che il servizio militare fosse aperto alle donne. Okay. Quindi certamente la, cioè, non, si può fare, come dire, non si può leggere il livello della macrofisica con le categorie della microfisica e viceversa. E viceversa. Bisogna sapere però che il livello della macrofisica, perché questo è, un è vero anche in fisica, in qualche modo poggia sulla microfisica. Almeno questa è la tesi diciamo, più forte di, di Foucault. Sapevo che stuzzicandovi un po' sul to serve sarei riuscito a rifiutare a eh. tante domande, l'ho fatto apposta. Allora, sì, il livello della macrofisica poggia sulla microfisica, uh -huh. nel senso che, per come ho capito io, è come se dicesse al militante medio comunista. Caro compagno, sono contentissimo, sono d'accordo con te. Che sei contro lo Stato, che fai le lotte in fabbrica, che sei iscritto al sindacato. Però, caro mio, poi nella fam famiglia riproduce un potere patriarcale. Tuo figlio, gli, gli metti le mani addosso, tuo fratello, che è omosessuale, è un frocio, il migrante, è un terrone. Per cui, caro mio, questa rivoluzione comunista che vuoi portare avanti nei fatti. Onestamente io non la condivido. Adesso io sto esagerando con un'immagine no, un, no, un po' icastica. La sintesi è molto efficace. Con un'immagine un po' icastica. Però la differenza potevo, tra il macro potere, potere e il micro potere è sta roba qua. Mi sbaglio? È mm. sta roba qua. Cioè io non posso fare quello che lotta per il comunismo e poi dico che tu sei un frocio. Perché io non però te io avevo de, 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 degli amici che, che, che ragionavano così ed erano eh, ge, genuinia, genuinamente comunisti quindi non so come dire Foucault va a far saltare le contraddizioni di quella cultura è chiuso sì in, in larga parte sì però con una, secondo me con una precisazione che bisogna fare che credo sia importante cioè verissimo si può essere comunisti e poi riprodurre, si può essere magari comunisti sul luogo di lavoro, si può essere comunisti nelle proprie idee, e poi invece nell'ambito nell familiare riprodurre tutta una serie di comportamenti eh, che hanno ben poco a che fare con la rivoluzione, con l'emancipazione, con tutte queste cose. Però da questo l'unico punto su cui io dissentirei è che da questo non discende però che essere comunisti non va bene, non è che. No, eh, lo dico non, non sentendomi particolarmente impegnato nell'essere comunista, ma eh, però non discende proprio logicamente: cioè è perfettamente compatibile, semmai vuol dire che c'è tutta un'area che ancora si è sottratta in qualche modo a delle rivendicazioni emancipative che il comunismo forse contiene in sé. Io. È indifferente, sì, diciamo, non ne... è quello il punto, sì, diciamo il punto un altro, diciamo è preoccupato di quello che a volte non si riesce a vedere quando lo sguardo si focalizza solo sulle totalità e, e, e solo sul livello macro e perde di vista anche quello che avviene eh, a livello micro. Naturalmente c'è una cosa di cui a questo punto parleremo la prossima volta che è ancora più importante, cioè che... Eh, il potere ha un significato, una funzione in qualche modo negativa in Althusser, classicamente negativa. Il potere è repressivo, gli apparati ideologici di Stato sono repressivi. Il potere per Foucault è anzitutto produttivo. La vera novità della sua analisi non è solo la microfisica in quel senso, ma anche l'idea che dobbiamo cominciare a pensare che il potere non sta solo nella capacità di dire di no, quindi di reprimere, ma sta soprattutto ed è molto più insidioso nella sua capacità di produrre, quindi di orientare per esempio i nostri comportamenti, di orientare i nostri desideri, di agire a quel livello lì. Per quello prima facevo così molto superficialmente l'esempio del, della pubblicità, eccetera, cioè il potere è quello che ci fa desiderare delle cose, che ci fa comprare alcuni oggetti, che ci fa uscire di qui, ciascuno avrà i suoi, poi non necessariamente gli stessi, eh, non è quello che ci impedisce... Di fare delle cose. Ne possiamo fare tantissime nella nostra società impensabili. Lasciamo perdere questi anni in cui ci stiamo avviando, che potrebbero anche segnare un ritorno alla, come dire, alla faccia repressiva del potere, no? qui altrove, da qualsiasi parte. Speriamo di no, ma e certamente capisco benissimo l'istanza di molti soprattutto comunisti ma non soltanto loro di dire ecco cerchiamo di non essere però indifesi su questo fronte a forza di guardare al potere della pubblicità poi ci facciamo invece intimorire dal primo prefetto che passa no, <coughs> va benissimo cioè dal, da, un, da un apparato ideologico di Stato, lo capisco perfettamente non disarmiamo su questo terreno però ecco dobbiamo pensare in maniera radicalmente diversa qua il potere perché il potere non ha solo quella faccia repressiva che gli attribuiamo ma ha anche una faccia produttiva questa faccia produttiva è diciamo, la grande scoperta, se vogliamo chiamarla così, di Foucault, e di cui mi illudevo di parlare un po' eh, oggi e parlerò invece un po' la prossima volta. Io ci sono però, c'è cioè la lezione dopo, no? Di dire adesso? Eh, facciamo una pausa, quindi...